immaginiamo dei semafori. Se noi abbiamo il nostro esaminando, dice qual è l'apparato più prono nel corso della vita di questo bambino? Oggi abbiamo visitato mio figlio stamattina. Uno può indagare e dire ok, Luigi è predisposto o ha l'apparato osteoarticolare più prono ad ammalare rispetto alla vista, rispetto sono informazioni comunque utili che ti danno una mano poi nel capire dove devi insistere. Vediamo un attimo la manovra di Stagnaro, come si fa. Dopo aver delimitato la grande curva, si dà questo pizzico al giuro e l'operatore cerca di studiare i movimenti della grande curva. Vedete, pizzica, molla, lo fa due o tre volte. Andiamo avanti, manovra di semiscalchi, questa serve per le pancreatopatie, si dà un pizzico al sesto dermatomeno toracico, cioè nella regione dell'ipocondrio dove finisce l'arcata costale, si dà il pizzico, se hai lo spostamento simultaneo al pizzico, vuol dire che quel pancreas è prono alla disfunzione, è un danno pancreatico, ma può essere funzionale, ma può essere anche organico, può essere la pancreatite, una cista pancreatica, un cancro pancreatico. Il segno di Rinaldi. Rinaldi, Massimo Rinaldi, che è un oncologo del gruppo che conoscerete da poco, praticamente dove è il punto da stimolare? Condotta auricolare esterno, si traccia una linea perpendicolare, 2 cm avanti e 1 cm indietro, in questa zona è il punto. Si preme e si va a studiare la grande curva, il movimento della grande curva. La facciamo un ingrandimento. Ora ritorneremo un attimo, voglio farvi fare un'osservazione. Poi con l'esperienza si arriva anche a solo vedendo come la persona batte, potete dire se il riflesso è positivo o negativo. Vi voglio far vedere una cosa, l'osservazione. Allora, lasciamo stare qua, vediamo quando facciamo l'ingrandimento. Trova il punto, ok? E ora lo preme e fa lo studio. Ora guardate, quando facciamo l'ingrandimento, a un certo punto batte, poi vedete che il dito improvvisamente si sposterà, si allontanerà. E quello è un segno positivo, questa persona. Allora, guarda, parte vicino, ora parte il riflesso che sta premendo, avete visto che il dito si è allontanato, quindi ha verificato una positività nel riflesso, tanto quando la mamma di Francesca, che è uno del gruppo, aveva avuto un gangro mammario. Questo è il segno di Raggi, Francesco Raggi, Sergio l'ha dedicato a Francesco, serve per lo studio della patologia osteoarticolare in generale, ma anche per la ricerca delle metastasi ossee di qualunque neoplasia. Praticamente urna e radio si stringono con una pressione abbastanza forte e si va a verificare se nel momento in cui tu stai premendo, vedete, radio urna, e verifica se mentre sta premendo lo stomaco si sposta. Allora, se una persona che ha avuto un problema oncologico, tu gli fai questa pressione e si sposta la curva, non vuol dire che c'è la metastasi per forza. La metastasi c'è e c'è nel 95-96% dei casi. Quando lo stomaco si sposta, ma poi dopo 1, 2, massimo 3 secondi, ti accorgi che lo stomaco improvvisamente diventa piccolissimo. Cioè hai un riflesso seguito da una contrazione gastrotonica violenta. Non è il scopo del primo seminario questo, però voglio dirvi che mano a mano che approfondite, anche in ambito clinico, un ambulatore sperduto al terzo mondo in Africa, puoi fare diagnosi, quindi la cosa può farsi carica. Segna di manovre di terziali, in pratica che si fa? Si va a stimolare la falange distale del pollice. Allora, normalmente quando una persona stimola in modo intenso la falange distale, il riflesso parte dopo 10 secondi. Se nell'esaminando c'è un tumore in atto, questa manovra compare, è positiva già a 3 secondi. Quindi, se compare intorno ai 4, ti dice che tu hai fatto il terreno oncologico, il segno di Rinaldi, quindi ti dici questa persona ha la predisposizione alle patologie oncoproliferative, ma noi non sappiamo se è il colon, il pancreas, il cervello, il polmone, non sappiamo la sede. Allora tu devi cercare
punto per punto tutti gli apparati. Questa manovra invece ti fa fare un attimo un salto veloce, è una manovra di accelerazione, se non vuoi guardare angolo per angolo tutti gli apparati. Ti dice, se è solo una costituzione, quindi Rinaldi positivo vuol dire costituzione oncoproliferativa, ma costituzione non danno in atto, non c'è proliferazione in quel momento. Laddove fai la manovra di Terziani e a 3-4 secondi tu mentre premi parte il riflesso, vuol dire che non è più costituzione, è più della costituzione, vuol dire che devi cercare apparato per apparato per forza, perché da qualche parte non per forza un tumore certo, ma c'è il reale rischio, cioè tu dici che c'è terreno oncoproliferativo, ma da qualche parte lo devi localizzare, osseo, pancreatico, epatico, cerebrale, e quindi dà una mano. Ora, attenti, quando abbiamo fatto la cautina, tu premi, parte il riflesso, quando è positivo, il riflesso è positivo, non c'è granché da approfondire. Il discorso difficile, dove ci siamo fatti tanto male, proprio per dolore reale e emotivo, perché purtroppo uno di questi errori è capitato con uno delle persone del gruppo, che è stato un sostenitore, eccetera. Mario Pollio, tanto uno dei segni che studierete, appunto il segno di Pollio, per vedere la fragilità dell'apparato urologico, in pratica fu visitato in una circostanza, però segno negativo, fu etichettato senza fare gli smascheramenti, perché all'epoca non avevamo capito perché era necessario, quando i riflessi sono positivi, sono positivi, quando sono negativi non puoi dire solo basandosi su un riflesso basale che non ci sia il problema, devi rinforzare. E allora in pratica alla fine abbiamo ristudiato eccetera, Mario aveva un cancro prostatico che noi non eravamo riusciti a riconoscere. Da quella situazione è stato un momento, ecco, di crisi sicuramente, di discussione sicuramente, di crescita certamente, perché abbiamo fatto tanto lavoro e abbiamo capito che mai di fronte al riflesso negativo devi immediatamente tranquillizzare, devi fare prima le prove da sforzo, facendo così l'errore lo porti dal 10 al 2-3% sotto un 10%. Ora Davide ci dirà brevemente cosa dobbiamo fare quando un segno della simultaneità, questo cautino o quelli che abbiamo visto, se gli scalchi eccetera, sono negativi, quali mezzi abbiamo per poter diminuire la possibilità di errore. L'abbiamo visto un po' nelle esercitazioni prima con i vari gruppi, in effetti ripartiamo continuamente il concetto di non commettere errori procedurali su quelli che possono sembrare apparentemente le cose più semplici, dove pongo il fonendoscopio e in che modo il paziente, però visto supino, rilassato, e giustamente si diceva non troppo rilassato, cioè nel senso che molte volte istintivamente si chiudono gli occhi, stanno gli stessi, e di fatto la chiusura degli occhi può crea di fatto un'influenza sui sistemi sottocorticali per quanto riguarda il sistema principale neuroendocrino immunologico, e quindi in quel caso viene passato il test. Quindi insieme di procedure che abbiamo visto nelle esercitazioni prevedo anche il fatto che il paziente tenga gli occhi aperti. Tenere gli occhi aperti, partire con la misurazione basale, e dal momento in cui l'abbiamo negativa non dobbiamo fare altro che tenere presente degli stress test di fatto, come possono essere in cardiologia la prova da sforzo e per l'epilessia la stimolazione luminosa piuttosto che l'iperventilazione, cioè si creano delle condizioni fisiologiche di stress, in questo caso sempre sull'asse psico-neuroendocrino immunologico. Noi non andremo a fare altro che per quanto riguarda lo stimolo che coinvolge sicuramente neuromediatori dello stress, serrare i pugni delle mani e bloccare il respiro, quindi creare una condizione di 10 secondi di apnea con la stretta dei pugni, quindi un'ipertonosi in parte di fatto. L'abbiamo visto un po' nelle esercitazioni, a volte si può combinare il meccanismo del ponzamento per delimitare meglio la grande curva dello stomaco quando abbiamo del meteorismo, abbiamo sulla posizione di viscere, quindi ci sentiamo in difficoltà, ed è capitato con un gruppo di esercitazioni poco fa. Quindi se dici ferma il respiro,
tieni la pancia ferma, contrai la pancia, tieni come se andassi in bagno, in quel momento, entro 10 secondi, probabilmente ci facilitiamo e la manovra di conzamento per quanto riguarda il sentire bene ascoltatoriamente la grande curva dello stomaco, e dando il riflesso abbiamo anche, diciamo, ci siamo permessi qualche secondo di apnea ad occhi aperti e abbiamo creato una prima condizione di stress, e quindi possiamo slatentizzare o quantomeno rendere più evidenti i riflessi che basalmente registriamo negativi. Quindi lo stress test per quanto riguarda pugni chiusi ed apnea insieme o separati, e in questo caso invece abbiamo la stimolazione del punto di della proiezione cutanea dei centri sottocorticali per quanto riguarda la produzione degli ormoni della crescita, 10 secondi di pressione su questa, come vedete, figura è praticamente 2 cm verticalmente al meato acustico esterno. 10 secondi di pressione creano alterazioni ovviamente riflesse sui microcircoli locali e quindi una immissione in circolo di sostanze, ovviamente in questo caso dell'ormone della crescita, quindi la cascata di eventi psiconeuroendocrini immunologici creano momentaneamente uno stress test che si è visto essere la manovra più potente riguardo quel 10% fino al 15% di falsi negativi che possono accadere. Quindi nella nostra esperienza è capitato che per avanzare circa le positività della semiotica biofisica, col paziente davanti, diagnosi fatta, si provava ad elicitare il riflesso, non accadeva nulla e che andava in un attimo in difficoltà. Io in altre circostanze sono riuscito magari a vedere, a sperimentare, ad elicitare il riflesso e quindi poi controllare che c'era la patologia e essere contenti. Magari nel caso inverso ho la patologia già diagnosticata, provo ad elicitare il riflesso, non ce l'ho, come mai? Quindi ricordarsi sempre che gli occhi aperti, controllare tutte le procedure apparentemente più semplici come abbiamo visto, ponzamento delimitare bene la grande curva, fare cercare il riflesso basale e poi ricordarsi che queste manovre da stress, quindi ipertono simpatico, stretta dei pugni, apnea 12 secondi e terza la più potente, questa manovra la chiamata di Buffy, 10 secondi di pressione sul centro della posizione del CH, 2 cm solo a meato acustico esterno. Segni negativi valutati con l'SPQ devono essere sempre confermati con stress test al fine di escludere i casi di falso negativo, circa il 10% del totale. Quindi nel caso del segno di cautina negativo bisogna sempre ripetere la ricerca dopo una manovra di potenziamento. Quindi la manovra di parti, premere in modo medio intenso sul punto del CH per 10 secondi, subito dopo ripetere la cautina. Scusa, ma prima di parlare del rinomorologico mi stava un centimetro un centimetro, sono 2 centimetri sopra la meata acustica esterna e un centimetro avanti il centro per la manovra di Minardi. Invece questo della GH è il 2 centimetri sul verticale e sopra. Se vuoi, perché i centimetri possono confondere. Sempre perché ripeto, io gli errori li ho fatti tutti quanti. Allora, sai che voi mi avete dato pure da questo punto. È inutile ricordarsi 2 cm in alto e in basso, perché abbiamo visto che una variazione di 5 mm avanti e indietro non cambia il riflesso complessivo. Allora, tu parti dal condotto auricolare e tiri una linea su, perpendicolare. Dove finisce la cartilagine, questo è importante, e su quel punto devi tirare la linea in avanti. Allora, tu parti dall'origine, condotto auricolare esterno, giri su una linea. Okay. La linea, qua sulla figura è una semplificazione, dicevo che mi ha insegnato questo, che ho preso questa linea che sembra tutto l'altro, il riflesso di diagnostica, dove finisce la cartilagine. Allora, per la manovra di Bardi, quindi la manovra di potenziamento, il punto è questo, condotto auricolare, tiri una linea, qua sta lì, e dove finisce la cartilagine. Per il segno di Rinaldi sempre lo stesso punto, vai 2 cm avanti e uno indietro, dici ma non posso dire solo un centimetro avanti, no, abbiamo visto che quando tu fai 2 cm avanti sono prove che abbiamo fatto, è una questione di, come dire, di pratica, il punto si
localizzava con più precisione quando si faceva due avanti e uno indietro che non quando facevamo fare delle verifiche un centimetro avanti. Quindi praticità, non nulla di... Il punto è sbagliato quello da qui. Nella figura non è che è sbagliata, perché è il punto di riferimento è la cartilagine. Quindi è proprio là della cartilagine. E qui tutta la linea perpendicolare dove sono i punti, no? È a livello della cartilagine. Cioè tu cominci a mettere i punti su questa retta, non su questa retta. Certo, quello è sbagliato, diciamo, è falso. Poi anche questo poi ha fatto che ognuno di noi ha una forma dell'orecchio, l'altezza c'è la particolare, tu ti devi adeguare al singolo.